caro saluto a tutti, un caro saluto ai familiari, alla moglie, ai figli, ai nipoti, agli amici di una vita. E ancora una volta mi sento piccolo a ricordare, no? Una persona, un personaggio così grande che ha rappresentato tanto nella nostra comunità e soprattutto che tanto lustro ha dato alla nostra comunità sulla scena nazionale. Tra l'altro è la quarta intitolazione che facciamo in due settimane come amministrazione, sempre per testimoniare il ricordo delle persone che hanno, delle figure che hanno dato e hanno contribuito allo sviluppo della nostra comunità. Però non sono delle operazioni così di facciata, sono in realtà delle azioni e delle scelte che hanno un senso generale, che non è solo quella della custodire la memoria del passato, non sono operazioni che guardano solo al passato per cristallizzare la memoria di chi ha fatto qualcosa, è stato qualcosa, ma sono delle operazioni che costruiscono nel presente un senso di appartenenza, un orgoglio identitario e quindi hanno l'ambizione piccola di rafforzare il senso di comunità che probabilmente negli ultimi anni, soprattutto nella società odierna, dove c'è tanta disintermediazione, tanto individualismo, si perde. Ma sono quindi delle operazioni che cristallizzano il passato, costruiscono nel presente o hanno l'ambizione di costruire un senso di appartenenza e di identità, ma che guardano anche al futuro. Perché? Perché indicano una strada, soprattutto per i nostri ragazzi, ma anche per tutta la nostra comunità. Ed è la strada della bellezza. In un mondo in cui ormai fa notizia, o fa più notizia, la negatività, la tragedia, le cose brutte, no? E c'è sempre meno spazio per le cose, per la bellezza, e quindi per la poesia. E invece, lo ricordava benissimo Mimma, la nostra volontà è quella di seminare delle gocce di bellezza, di lasciare delle tracce che i ragazzi magari anche inconsapevolmente possano assorbire e che li possa richiamare un attimo a riflettere, ragionare e perché no dedicare un po' più di se stessi alla ricerca della bellezza, alla ricerca dell'emotività positiva. È ovvio che queste sono piccole ambizioni che noi coltiviamo come amministratori proprio per non relegare il nostro ruolo a semplici amministratori di conti, di opere pubbliche o presunte opere pubbliche, ma cercare anche di dare un senso metafisico alla nostra, al nostro ruolo di amministratori, al nostro ruolo di classe dirigente che dirige una comunità, che invita la propria comunità a guardare verso certi orizzonti, a coltivare certi pensieri e perché no, a coltivare anche la bellezza. Grazie.